Bandiere di CGIL e UIL al vento su Piazzale Lazzarini, questa la location scelta per la provincia di Pesaro e Urbino in questo venerdì 17 novembre, giornata di sciopero generale indetto dalle due sigle sindacali in tutta Italia. Sciopero preannunciato per quello che riguarda un tema pensioni pressante, un tema salariale ulteriormente deficitario, soprattutto in tema di inflazione, due discorsi da tempo sul tavolo governativo, non soddisfatti dall'ultima manovra di bilancio del governo Meloni, e dunque sindacati in piazza anche a Pesaro per dire adesso basta. È uno sciopero che abbiamo indetto proprio perché in questo momento il governo e il Parlamento stanno discutendo della legge finanziaria. In quella legge finanziaria le risposte che chiedevamo per la gente che noi tuteliamo, cioè lavoratori dipendenti e pensionati, non ci sono, anzi molte di quelle scelte andranno proprio in direzione contraria. Sciopero che ha riguardato diverse categorie, da quelle pubbliche come la sanità o il mondo della scuola, ai servizi pubblici essenziali come quello dei trasporti, con lo sciopero ridimensionato dalle 8 alle 4 ore, anche diverse aziende, metalmeccanici su tutti, sono scese in piazza per una risposta che i sindacati hanno reputato soddisfacente. Una risposta importante, abbiamo aziende importanti che hanno scioperato, tipo l'Aluflon al 95%, la IFI al 90%, il blocco operatorio dell'ospedale di Pesaro il 100% tranne i percettati, la Sitec l'80% dei lavoratori, e altre aziende stanno arrivando, i dati stanno arrivando e sono confortanti. Poi la piazza comunque, se la inquadrate in qualche modo, dal senso del fatto che in questo caso dovremmo ringraziare il ministro Salvini, ci ha dato una grossa mano in questo senso per stimolare la partecipazione a questo sciopero. A rafforzare la piazza pesarese anche la presenza della segretaria nazionale di UIL Temp qui a Pesaro, Lucia Grossi. Una città bellissima quella di Pesaro, dove scendiamo per rivendicare, così come in tutte le piazze d'Italia, 58 piazze, 100 manifestazioni che faremo nelle prossime tre settimane. Noi abbiamo una serie di priorità che abbiamo posto al governo, pensioni, giovani, futuro, fisco, abbiamo un tema enorme di problema di previdenza appunto, e di futuro e di programmazione appunto per i giovani. Abbiamo chiesto al governo di parlare, non siamo riusciti a spiegare tutte le cose che volevamo e quali erano le priorità da mettere in questa legge di bilancio. Chiaramente il tema non è tanto quante risorse, ma dove verranno allocate queste risorse. Noi abbiamo detto che c'è un paese che sta avendo grandi problemi, un impoverimento, c'è un'inflazione enorme e quindi c'è una questione di contratti collettivi da rinnovare e di mettere proprio nelle tasche delle persone le risorse per poter arrivare a fine mese.